Salute a tutti, benvenuti alla quinta ormai presentazione. Ancora un attimo. Ti scrivo io in chat quando cominciare. Okay. Buongiorno a tutti, saluto a tutti, questa è la quinta ormai presentazione del nostro libro Filosofia de Logu, è focalizzata su un aspetto che abbiamo chiamato il lato oscuro della modernità in Sardegna, cioè il rapporto fra la modernizzazione che c'è stata in Sardegna, una modernizzazione secondo molti di noi passiva, cioè una modernizzazione non troppo partecipata, diciamo, è sostanzialmente subalterna, colonialità, cioè una modernizzazione inserita in rapporti di potere, di dipendenza, e infine la produzione di esclusione che questa modernità ha prodotto. Diciamo che queste presentazioni, per chi non le avesse ancora seguite, si svolgono secondo un format ormai stabilizzato, cioè ci sono due discussant esterni al nostro gruppo che discutono del nostro lavoro criticamente, analizzano il nostro lavoro e propongono le loro interpretazioni. E fanno anche le loro domande. Oggi abbiamo con noi due colleghe, diciamo, che, scusate, a titolo diverso, hanno gettato uno sguardo sul nostro lavoro e ci diranno, sentiamo un po' cosa ci diranno che cosa ne pensano. Queste due invitate, queste due discussant, come le conosciamo, chiamate sono Aide Esu e Isabella Wagner. Vediamo un po' chi sono. Innanzitutto le vedete adesso? Buonasera Aide, buonasera Isabella. Buongiorno. Aide Esu è professoressa di sociologia generale all'Università di Cagliari. Aide Esu si è formata con Alain Touraine all'École des Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi e si è formata su un tema molto importante, conducendo un'etnografia molto coraggiosa sulla violenza in Sardegna. Ha pubblicato un libro in francese che si chiama La violence en Sardegne, La parole et le fusil contre l'État, cioè la violenza in Sardegna, la parola e il fucile contro lo Stato, pubblicato a Parigi nel 1992. Diciamo che Aide Esu, nel suo lavoro, ha sempre fatto delle etnografie fantastiche. È molto coraggioso, vi sembra una signora così posata, in realtà è una etnografa molto coraggiosa. Ha lavorato molto sulla violenza, ha lavorato sulla violenza in Sardegna, ha lavorato sulla violenza in Israele e in Palestina e in questo momento sta conducendo un programma di ricerca sulla presenza militare in Sardegna e sulla sua rappresentazione nei media. Devo dire che è una mia carissima amica e carissima collega, ha fatto diverse esperienze internazionali negli Stati Uniti, è stata Fulbright negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Mi sembra di aver detto tutto su Aide in poche parole. Invece, l'altra nostra discussant si chiama Isabella Wagner, però vive in Sardegna, nonostante questo nome polacco non, e questo cognome evocativo del mondo germanico, diciamo, eccetera. Isabella Wagner vive in Sardegna da 5 anni, vive in campagna e lavora però a Varsavia. Quindi
no? Questa è una, è una situazione sempre più corrente nel mondo accademico e non solo. Questa, come dire, questa deterritorializzazione, o chiamiamola come vogliamo. Ma veniamo a quello che ha fatto Isabella Wagner e perché è qui. Dunque, Isabella Wagner l'anno scorso ha pubblicato un libro che è diventato subito molto, molto, molto importante. Un libro su un sociologo polacco molto famoso, diciamo, cioè Zygmunt Bauman. Non è che Isabella sia una fanatica di Bauman, anzi mi sembra di capire che il suo approccio è un po' distante da quello di Bauman, però ha fatto un lavoro di tipo sociologico, cioè ha analizzato quello snodo fra le biografie, le strutture e la durata, diciamo, che corrisponde proprio al lavoro di immaginazione sociologica, per così dire, che dovrebbe appartenere ad ogni sociologo, e l'ha fatto col metodo, con un metodo etnografico, ma allo stesso tempo biografico, il che è abbastanza coraggioso in sociologia, vorrei dire. Questa biografia, che si chiama Bauman and Biography, è stata pubblicata da Polity Press, che è una casa editrice molto conosciuta di Londra, fondata da un grande sociologo inglese, che adesso non mi viene il nome, Giddens. Però lei viene da un'esperienza molto lunga di, anche lei etnografica, cioè di... Scusate, sento un... Ok. Cioè di lavoro sul campo, cioè un tipo di sociologia che si procura i propri dati, chiamiamoli così, non somministrando dei questionari, per esempio, può fare anche questo, però insomma per capirlo, ma andando sul campo... E raccogliendo attraverso diversi strumenti che sono di origine antropologica, per così dire, raccogliendo testimonianze, osservando pratiche o seguendo nelle loro attività i vari attori sociali. Isabella ha lavorato sostanzialmente nel mondo ha studiato le carriere e la mobilità nelle elite scientifiche polacche e ha analizzato in profondità il mondo dei virtuosi in musica. Ha pubblicato due libri che corrispondono a queste ricerche. Però voi mi direte, sono temi un po' eccentrici rispetto alla Sardegna. No, però comunque lei ha anche un'esperienza molto importante di confronto e di insegnamento e di studio che gli viene anche dal confronto con Bauman dei processi di modernizzazione e della riflessione postcoloniale anche in relazione al suo lavoro didattico, occorre dire, che è svolto in una grande università internazionale con una platea di studenti che provengono dal sud globale sostanzialmente, è cosa che l'ha spinta a riflettere intorno a temi simili ai nostri. Devo dire, ripeto, che Isabella vive in Sardegna da 5 anni, quindi ha uno sguardo sulla Sardegna molto acuto, a mio modo di vedere, e questa è un'occasione anche per coinvolgerla, visto che lei vive insieme a noi. Sarebbe il caso anche che lei discutesse con noi qualche volta, no? Che lei avesse un confronto con noi per dirci naturalmente. Ok, io ho parlato anche troppo, mi sembra di capire. Adesso interverrà la professoressa Aide Esu, e poi dopo interverrà Isabella Wagner, la professoressa Wagner. Così siamo tutti contenti. Ok. Vi do la parola, Aide. Grazie. Allora, grazie Alessandro, grazie per questa presentazione. Meno male che siamo in video, così non avete visto
come sono arrossita con la presentazione di Alessandro. Allora, cosa voglio raccontarvi stasera a proposito della lettura e delle riflessioni che la lettura del vostro volume mi ha suscitato? Intanto vorrei innanzitutto partire dal titolo dell'incontro di oggi, cioè Il lato oscuro della modernità. E riflettendo su che cos'è stato nella storia della società occidentale e dei paesi colonizzati, il lato oscuro della modernità, vorrei partire da quelli che sono i tre principi razionalizzanti della modernità, e cioè il principio economico, il principio politico e quello giuridico. Come sappiamo, quello economico è quello che ha dato l'esito, e l'esito combinato di più fattori che ha portato alla rivoluzione tecnologica, quindi all'utilizzazione per esempio di energia tradotta attraverso il vapore e quindi convertita questa in energia, la combinazione meccanica con l'invenzione di alcune tecnologie, la famosa spoletta volante che dà l'avvio al processo della rivoluzione industriale inglese, e poi agli investimenti del capitale, soprattutto quel capitale circolante accumulato nell'Inghilterra e nel nord dell'Europa grazie alle grandi imprese coloniali di conquista dei territori e di usurpazione delle risorse dei territori altri. E in ultimo è quello che Schumpeter chiama l'homo economicus, cioè la capacità di alcuni soggetti di porsi in gioco e di rischiare parte del loro capitale e quindi avviare questa intrapresa economica. Questa è quella che nella visione weberiana si chiama la razionalità economica, ma senza una razionalità di tipo politico, attraverso l'affermazione dei principi della rivoluzione francese, quindi dell'uguaglianza, della fraternità e della libertà, questo processo della modernizzazione non avrebbe potuto compiersi, perché la razionalità politica ha consentito alle istituzioni di procedere attraverso una revisione importante e di passare da una società fondata sul privilegio di pochi, teoricamente sulla carta, a una società invece fondata sul suffragio universale, quindi sulla possibilità di tutti i cittadini di acquisire diritti alla nascita e non per titolo nobiliare. Poi vedremo come in realtà la modernità questo principio politico lo ha declinato in maniera sostanzialmente diversa e come ancora oggi questi principi così importanti dei diritti umani, lo vediamo, la cronaca di questi giorni, senza andare tanto lontano, al di là del Mediterraneo, vediamo che come la cronaca ci racconta, questi diritti sono costantemente calpestati. Quindi di fatto stiamo parlando di un processo che è avvenuto due secoli fa, ma in sostanza ancora oggi siamo in una situazione di forte oscurantismo. In ultimo, è il principio giuridico, quindi da un lato, come dicevo, gli elementi legati all'affermazione politica, quindi dei diritti della politica, ma da un punto di vista giuridico si affermano alcuni principi fondamentali. Il primo di questi è quello che in inglese viene chiamato il due process of law, cioè il fatto che fino a quel momento, alla rivoluzione industriale, il diritto era un diritto declinato in maniera assolutamente personalistica, senza fare riferimento a nessun documento codificato. Quindi la nascita dei codici diventano gli strumenti fondamentali di razionalizzazione dei principi giuridici, e accanto a questi però anche il riconoscimento di diritti alti, importanti, legati allo spirito della rivoluzione francese. Cesare Beccaria ci ricorda nei diritti e delle pene, non dimentichiamo che è uno dei testi fondamentali della modernità, perché Cesare Beccaria oggi ancora oggi è studiato nelle università americane e nelle università più importanti, e il testo di Cesare Beccaria è di una drammatica attualità, soprattutto nel nostro paese, in cui la certezza della pena continua a essere oggetto di discussione e di riforma istituzionale. L'ultimo aspetto è che per certi versi nella sua evoluzione anche degli aspetti strettamente legati a quei processi che Alessandro ama studiare con l'approccio STS, è legato a quella che secondo Foucault è la scomparsa dei supplizi. Quindi i supplizi che diventano un modo attraverso cui il potere viene esercitato
attraverso l'imposizione del timore, quindi la paura su questi corpi che vengono come dire, mutilati in pubblico per incutere timore. E Foucault ci ricorda in Sorvegliare e punire come in realtà questa modalità di costruzione della pena sul corpo diventi le afflizioni da afflizioni pubbliche diventano eminentemente private, sono amministrate, è un processo felpato e amministrato attraverso il processo di istituzionalizzazione dei luoghi della punizione. Però nella tarda modernità, e qui torno al discorso di cui parlavo prima, degli studi di STS, questo processo così felpato e amministrato diventa un processo sociotecnico di standardizzazioni biomediche, perché i processi attraverso cui si eseguono le pene capitali negli Stati Uniti sono l'esito di questo processo evolutivo della modernità. Quindi nazioni che affermano il principio, il diritto alla felicità, ancora oggi in realtà sono delle nazioni in cui queste parti oscure della modernità si applicano e si applicano in maniera drammatica in molti dei propri stati. Quindi la modernità occidentale si è nutrita di questa rappresentazione di idea di progresso e l'ha usata per affermare fondamentalmente una capacità di portare luce, di portare innovazione in tutti quei luoghi dove esiste l'oscurità e la contrappone a questa capacità, a questo splendore che la modernità e la crescita hanno insita in loro. E questa è la storia dell'Occidente, è la storia dei processi di colonizzazione, perché tutti questi processi di colonizzazione partono a partire da un principio affermativo di una superiorità insita di questo Occidente che è portatore di questo verbo trasformativo e migliorativo delle condizioni della società. Quindi se noi guardiamo a questi lati oscuri della modernità e guardiamo all'affermazione coloniale, quella che è stata nel XIX secolo, l'affermazione di questi principi e la Francia che dà diciamo culla dei diritti universali diventa invece uno dei paesi che maggiormente applica il principio del darwinismo sociale e lo associa alla conquista territoriale, quindi a tutti gli abusi che le conquiste territoriali di cui si accompagnano tutte queste forme di conquista, all'assimilazionismo, cancellando totalmente ogni alterità dei paesi conquistati. È singolare che ancora nel 1983, ecco, che era l'anno in cui io ho frequentato il corso di francese a Parigi, l'Alliance Française si chiamasse Langue et Civilisation Française, quindi lingua e civilizzazione francese. Quindi la lingua è associata a questa idea di civilizzazione, di questo processo insito di modernizzazione di cui la Francia si fa tanto vanto. E tornando al discorso prima sulle esecuzioni capitali, non dimentichiamo che in Francia l'ultima condanna capitale è stata eseguita nel 1993. Quindi stiamo parlando di una cancellazione di un diritto di morte sugli individui di un paese che fa della propria storia, l'orgoglio della propria storia, l'affermazione di questi principi. Ora, tutto questo modello di sopraffazione della modernità su tutti quei paesi che sono considerati altro o come avete utilizzato giustamente voi avete definito nel vostro lavoro perché questo è quello che la documentazione analitica sulla storia della Sardegna ci dice, il concetto di arretratezza torna a essere e diventare una categoria esplicativa. Quindi l'arretratezza, e lo avete detto in più passaggi del vostro lavoro, viene utilizzato come uno strumento da contrapporre alla modernità e questa arretratezza assume delle connotazioni differenti. Serve per contrapporre e reprimere quelle che sono considerate le pratiche delle conoscenze sui corpi, di cui le donne sono portatrici. Giada Bono ne parla in maniera diffusa nel suo intervento, quindi nel suo contributo. E quindi questo modo cancellare le peculiarità e le alterità di una alterità che è concepita come appartenente a un mondo retrogrado, a un mondo che resiste al cambiamento, per cui l'addomesticamento dei saperi e delle conoscenze sulla cura dei corpi diventa un capitale, un modo di affermare la modernità in questi luoghi, quindi cancellare tutto ciò che appartiene a questa
peculiare alterità. L'arretratezza però nella storia della Sardegna è spesso anche sinonimo di povertà ed è utilizzata spessissimo nella visione meccanicistica delle teorie della modernizzazione. Quindi questa povertà come si supera? In molti dei testi sulla storia economica della Sardegna si ritrova questo ricorso, e questa era un po', diciamo, la finalità del piano di rinascita, il grande auspicio che il piano di rinascita potesse sviluppare un processo autopropulsivo di sviluppo. E quindi l'idea del trade-off è che se io introduco un piccolo elemento di cambiamento in quella società, questa automaticamente attiva, attraverso un effetto moltiplicativo, un processo di cambiamento. Ed è quello che, per esempio, è accaduto con l'impresa militare in Sardegna. La stampa regionale rappresenta l'impresa militare in Sardegna come un processo di modernizzazione. Quindi l'arretratezza dei luoghi in cui questi insediamenti militari vengono installati è contrapposta a un'arretratezza del territorio, a una povertà, all'incultura del luogo, e quindi i militari sono i portatori di novità, i portatori di cambiamento, i portatori di modernità. Negli anni 60 un articolo, un titolo dell'Unione Sarda a proposito degli esperimenti missilistici che venivano fatti nella base di Perdastevogu titola Foghesu nello spazio. Foghesu nello spazio è un articolo che esalta la modernità dell'industria aerospaziale, okay? Anzi sostiene che quello è il futuro della Sardegna, che la Sardegna è il centro del mondo e che essere al centro del mondo fa della Sardegna un luogo rilevante. Okay? Quindi l'equazione militare-modernità diventa una delle narrazioni principali attraverso le quali il cambiamento della Sardegna viene letto. Vorrei adesso però, dopo questo quadro così generale sulla modernità, soffermarvi su un aspetto che ritengo non sia stato sufficientemente messo in valore dal vostro lavoro, e faccio riferimento a quello che è l'importanza nella storia della Sardegna della produzione mineraria. Credo che rileggere la storia delle miniere in Sardegna attraverso l'ottica che voi proponete possa davvero dare un contributo importante, perché ci consente di capire come un'economia estrattiva come quella mineraria ha costituito una delle matrici economiche, culturali e politiche fondamentali per comprendere le trasformazioni della Sardegna. E credo che su questo ci sia una riflessione importante da fare. Che legami ha tutto questo con il discorso sulla modernità e sulle cose che ho appena detto? Intanto ha a che fare con una riflessione un po' meno così polarizzata del processo di sviluppo economico della Sardegna. Per quale ragione? Penso per esempio alle riflessioni di Fernand Braudel sull'economia del Mediterraneo all'epoca di Filippo II. Fernand Braudel sostiene che l'economia della Sardegna non è un'economia isolata, perché trova tracce importanti di commercializzazione del formaggio in tutto il Mediterraneo. Quindi questo è segno che l'economia dell'isola non è un'economia chiusa, come spessissimo una certa storiografia ama rappresentarla. È segno di un tessuto economico vitale e che riesce a uscire anche da questa rappresentazione dell'isolamento geografico. Torno al discorso sulle miniere, perché il discorso sulle miniere è così importante e così strettamente legato ai processi della colonizzazione e dell'industria estrattiva. Intanto le concessioni minerarie, già dalla conferenza dell'AIA del 1726, sono attribuite, quindi stiamo parlando della piena rivoluzione industriale. Sono concesse ai britannici e sono concesse agli svedesi. Quindi da questo punto di vista possiamo parlare di una vera e propria economia coloniale che si fonda e che si fonda sullo sfruttamento delle risorse naturali della regione. Ma se andiamo a guardare come questa produzione economica avviene, troviamo che alcuni tratti molto interessanti è il fatto che questa produzione
è strettamente legata ai processi di modernizzazione o quelli che prima io ho chiamato la razionalità economica. Ed è strettamente legata anche ai processi di innovazione e di organizzazione del lavoro. Intanto direi che il primo aspetto è legato al controllo del capitale. Quindi stiamo parlando di un'economia, Brodel la chiamerebbe un'economia mondo, perché è inserita in un contesto, secondo quella che poi l'interpretazione di Wallerstein e del suo gruppo, in una core economy, okay? Quindi c'è un'economia centrale, che è quella britannica, che controlla questa periferia attraverso l'utilizzazione delle sue risorse. Quindi questo è, diciamo, il primo modello di sfruttamento economico e di controllo del capitale. Il secondo è quello tipico della produzione industriale e dello sfruttamento del lavoro, che è uno sfruttamento del lavoro di tipo capitalistico, e nell'industria mineraria è probabilmente uno dei più brutali, proprio per le condizioni di lavoro attraverso i quali si svolge il lavoro dell'estrazione dei minerali. Ma questo sfruttamento del lavoro, così come ce l'ha raccontato Carlo Marx, ha una dimensione politica importante. È l'affermazione nel nostro territorio di una lotta di classe e che si esprime, diciamo, storicamente in forme con cicli di lotte diversi, con momenti che hanno fortemente influenzato la storia politica della Sardegna e la formazione di alcune classi politiche, e soprattutto quelle ovviamente legate alla sinistra storica sarda, quindi di cui si è scritto molto poco sulla formazione di questa classe politica. Ma la storia delle miniere è una storia strettamente intrecciata con quella della formazione politica. L'ultimo aspetto su cui voglio soffermarmi e che ha poi degli stretti legami con le cose di cui scrive Alessandro è legata all'organizzazione del lavoro. Quindi l'organizzazione del lavoro minerario, non pensiamo al lavoro minerario come un lavoro semplicemente brutale di uomini che vivono a 200-300 metri sottoterra in galleria e che fanno questo lavoro di estrazione. In realtà il lavoro minerario in Sardegna è oggetto di un processo di modernizzazione, di organizzazione del lavoro, che va di pari passo con il processo dell'organizzazione del lavoro tayloristico. L'introduzione dell'organizzazione nell'organizzazione tayloristica del lavoro, della misurazione tempi e metodi, così come viene descritta nella sociologia dell'organizzazione, e che in Italia ha trovato una rappresentazione cinematografica eccezionale. Penso a un film come La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, in cui il protagonista Ludovico Massa, detto Lulù, interpretato magistralmente da Gianmaria Volonté, racconta in maniera molto specifica e molto dettagliata che cosa accade in una catena di montaggio quando un soggetto, appunto Lulù, è colui che è incaricato di misurare i tempi e i metodi e richiamare i suoi compagni di lavoro al mantenimento del ritmo di lavoro. È una rappresentazione moderna, ok, dei famosi tempi moderni di Charlie Chaplin, perché Charlie Chaplin ci racconta come funziona la catena di montaggio e il ritmo della catena di montaggio, ma il film di Elio Petri ci racconta una cosa molto più importante, che è quella del conflitto del lavoro e il conflitto di classe. E quindi Lulù che diventa colui che incarna e che rappresenta il capitale, e i suoi compagni che invece si ribellano a questo ritmo di lavoro che diventa un ritmo di lavoro inumano. Ora, all'interno delle miniere sarde si sperimenta per la prima volta negli anni 30 il metodo Bedù. Non so se io posso condividere lo schermo, perché vorrei mostrarvi. Se vado su share riesco a condividere lo schermo? Penso di sì. Vorrei mostrarvi... Christian. Ok. Vediamo. Prova. Sì. Vorrei mostrarvi il modello Bedù. No, riuscite a vederlo? Finora no. Aspetta un attimo. Ancora non lo vediamo, prova a mettere su share lo schermo e selezionare la finestra.
perché io ancora non la vedo tra le finestre disponibili. Io ho cliccato share, ma aspettate, non riesco a uscire dalla presentazione adesso. Dovrebbe chiederti quale finestra mettere in share. Ok. Eccola qua. Forse ci siamo. Ok. Lo vedete? Sì. Lo vedete? Sì. Ok, questo è un'esemplificazione, è un documento del 1931 del metodo Bedou applicato nelle miniere del Sulcis Iglesiente e del Guspinese. Allora, giusto per esemplificazione. Quindi ci sono dei passaggi dell'esecuzione di lavoro, quindi caricare un paiolo, viene misurato il tempo reale, la velocità, il coefficiente di sforzo e il valore. Ancora, svuotare il paiolo in un vagone, quindi svuotare il contenuto del paiolo nel vagone che poi porterà il materiale fuori. Anche in questo caso, la misurazione del tempo reale, la velocità, il coefficiente di sforzo e il valore. Ora, vedete che questa sequenza, esco dalla presentazione e torno allo schermo normale. Non so più come fare, forse così. Ok, dicevo, quindi questa sequenza è esattamente la stessa sequenza che viene utilizzata a Chicago, nella Ford, quando viene misurato, ideato quello che poi è conosciuto come il taylorismo. Quindi la misurazione del ritmo e la standardizzazione delle esecuzioni del lavoro. Ora, che cosa comporta questo nelle nostre industrie minerarie? Intanto che l'industria mineraria, a differenza di una catena di montaggio, ha una dimensione di rischio ben più elevata, ok? E questa gestione del rischio a chi è affidata? Fondamentalmente nell'esperienza mineraria, vi sto citando le ricerche molto importanti che ha fatto l'antropologa Paola Azzeni, che è una studiosa del sistema minerario. Paola Azzeni dice, attenzione, per gestire la sicurezza e il rischio all'interno di una galleria è importante che ci siano delle competenze specifiche dei lavoratori, di lavoratori particolari, che lei chiama sumaistu. Okay? Sumaistu è colui che conosce la miniera e che riesce a riconoscere i segni dei pericoli e che agisce prontamente. Quindi da questo punto di vista, quello che dicono i minatori intervistati da Paola Azzeni è che sudempus è vitale in questa situazione, perché tanto più io sono rapido nell'intervenire, tanto più sono rapido nel riuscire a salvare la mia vita e quella dei miei compagni. Quindi in questa organizzazione del lavoro non vengono riconosciute unicamente delle competenze di carattere esecutivo, così come il metodo Bedou prevede, ma contempla la conoscenza, contempla la responsabilità di chi agisce, contempla il saper cooperare. Perché la sopravvivenza di uno diventa la sopravvivenza di tutti. Quindi davvero siamo dentro un processo sociotecnico, di quelli dei processi di innovazione di cui ha parlato Alessandro nel suo capitolo. Quindi il Bedou ha esattamente come nei processi sociotecnici dell'innovazione un carattere interattivo, un carattere collettivo e un carattere processuale. Quindi qui si riconfigurano anche come i processi correttivi, gli adattamenti e che possono avvenire perché ci sono i maestros, ok? Perché sono loro, soltanto loro, sono in grado di usare in modo appropriato sudempus, cioè tutto quello che sono le competenze fondamentali per la sopravvivenza all'interno di questo processo lavorativo. Quindi questi sono alcuni suggerimenti che io, come dire, butto lì, sperando che qualcuno del collettivo di filosofia de logu abbocchi a questa mia provocazione. E l'ultima provocazione in chiusura è che mi piacerebbe leggere un prossimo volume sulla violenza epistemica, perché tutte le cose di cui io ho parlato, ma le cose che avete scritto anche voi in tutti i vostri contributi, è che le forme di conoscenza di cui noi parliamo contengono una violenza dichiarata, una violenza reiterata, una violenza non visibile, una violenza mistificata, giustificata, aggiungete tutti gli aggettivi che volete, però di fatto noi siamo dentro una bolla che contiene tutti questi fattori e che, se non riusciamo davvero a comprenderli tutti,
in maniera, come dire, collettiva, non solo individuale come studiosi, credo che non riusciremo ad attivare processi di cambiamento come quelli che il collettivo Filosofia de Logo si auspica. Grazie. Grazie Aida per il tuo intervento, grazie per aver ricordato questo aspetto così rilevante delle miniere, a mio parere, che ovviamente non è stata una scelta del collettivo di Filosofia de Logo di evitare, perché comunque si sono seguiti altri percorsi e non era un'enciclopedia. Però secondo me invece questo aspetto è veramente rilevante e mi fa molto piacere che tu abbia citato i lavori di Paola Azzeni, un'antropologa dell'Università di Cagliari, che ha fatto un lungo lavoro etnografico sui minatori e sulle minatrici, anche perché non bisogna dimenticare che uno degli aspetti di resistenza al metodo Beidou più famosi, più importanti, è stato quello che hanno sviluppato le donne assegnate a quello che in sardo si chiama sascera, no? Cioè la scelta dei minerali dopo la loro estrazione, e in particolar modo legata al fatto che, come ha scritto Paola Azzeni, nelle miniere sarde c'era una quota elevatissima di donne, la quota più alta fra tutti gli stretti. E niente, è una storia molto bella. Io ho iniziato anche un po' ad occuparmene, poi non ho approfondito, non si può seguire tutto, dicevo, però secondo me non è un caso che sia stata rimossa, perché scusate se intervengo brevemente, mi prendo questa cosa, perché da un lato, insieme al carattere urbano della civiltà sarda, almeno parzialmente urbano, il lavoro industriale è stato rimosso dalla immagine pubblica della Sardegna, nonostante il fatto che l'industria mineraria e prima l'attività mineraria, che sono due cose diverse, intendiamoci, perché l'industria mineraria è l'industria capitalistica, mentre l'attività mineraria risale ai tempi dei nuraghi, sostanzialmente in Sardegna c'è sempre stata, però diciamo l'industria mineraria è stata una vicenda gigantesca nella storia della Sardegna ed è assolutamente rimossa dall'immagine che noi sardi per primi abbiamo noi stessi, cioè noi abbiamo avuto un passato industriale potente. Ok, e su questo do la parola alla carissima Isabella Wagner, che leggerà il suo intervento in italiano, una lingua per lei non proprio nativa, diciamo. Faccio tanti auguri, Isabella, per questo tuo intervento, che so essere di enorme interesse. Grazie. Grazie, molte grazie per avermi invitato, è un onore per me. Questa è la prima volta che parlo in italiano a un seminario, quindi vi chiedo un po' di pazienza. A causa del mio povero italiano devo leggere, il che è modo scomodo per me. L'ultima volta che l'ho fatto è stato nel 2003, primo discorso in inglese che allora sempre non conoscevo. Mentre scrivevo questo discorso, gli ho dato questo titolo Lugumenus a Sardegna, una prospettiva invertita, una reazione sardocentrica di una straniera a Filosofia del Logo. Ho letto 5 capitoli, su cui abbiamo concordato sono 3, e se non fosse stato per impegni urgenti avrei letto tutto, lo farò di sicuro. Credevo che il testo storico di Omar Onnis fosse necessario per capire di cosa avremmo parlato. Mi piacciono molto le sue analisi convincenti e in particolare la distruzione della idea di nazionalismo, idea romantica alla pagina 47 e la grande conclusione sul pensiero anacronistico. Questo è un esempio importante del caos che un tale approccio imperialista e colonizzatore ha provocato.
Sono d'accordo che il nazionalismo fosse una delle fasi della globalizzazione, il capitalismo lo richiedeva. L'esempio sardo è ottimo e lo userò sicuramente nel mio lavoro futuro. Però vorrei fare riferimento al capitolo di Gialda Bonu. Mi piace molto questa parte, il testo è iniziato secondo la convenzione femminista dalla posizionalità, che è l'autore, qual è la sua identità e nella prisma frase di Chiara Sarda, ma trapiantata in continente. Questo ingresso diretto nel soggetto dal punto di vista della propria esperienza biografica non è solo un grande proferimento autoriale, il lettore è immediatamente coinvolto nella narrazione, ma anche fondato sociologicamente. L'uso di strumenti come il parcours, non individuale ma generazionale. Gialda Bonu presenta diversi elementi del mosaico della colonizzazione. Io ho scelto di parlare del terzo elemento, nel nome delle donne. Questa tematica è nel mio campo del lavoro. Modernizzare significa emancipare le donne e portare il progresso. E a mio parere questo argomento è al centro del problema e ha il potenziale per un cambiamento radicale. È molto interessante mostrare l'appropriazione e la presa del controllo cambiando il ruolo delle donne da individui proprietari con agency come Giulia Carta Sassari, anche altre professioniste come sciamane, erboriste e accabadoras, per esempio, a servitrici subordinate dei loro mariti che si prendono cura dei bambini. In parallelo si verifica l'introduzione simultanea di un discorso sull'arretratezza delle donne e sulla necessità della modernizzazione. Ben mostrato, poi, certamente approfondire l'analisi qui se ci fosse un posto sarebbe un libro a parte e non un capitolo per mostrare il ruolo della Chiesa Cattolica nella distruzione delle culture pre-cattoliche in cui il matriarcato è un ruolo significativo delle donne, sciamane, limitava il ruolo degli uomini. Il cattolicismo lo ripristina inducendo il patriarcato che poi beneficia di un altro rafforzamento del capitalismo. Da una comunità in cui le donne giocano un ruolo importante sono sorte comunità basate sul dominio di uomini colonizzati e subordinati che a loro volta subordinano le donne. L'approccio coloniale risolve definitivamente la possibilità di una possibile rivolta o liberazione delle donne. Riscrivere la storia delle donne, che io penso alla pratica ricorrente in Polonia di ricostruzione e riscrittura della storia dell'Olocausto. In Polonia questo problema collegato con l'istituzione della Chiesa e la sua responsabilità nel passato e presente, mantenere antisemitismo, il controllo della memoria e il controllo di presente e futuro. Ritorniamo in Sardegna e capitolo del Gialda Bonu. L'eradicazione dei saperi magici e spirituali delle donne, se posso seguire, mi sembra che possiamo sviluppare questa traccia con il lavoro di Jean Favrezzada, che ha lavorato di streghe nella Bretagna orientale negli anni 60. Favrezzada mostrava la grande povertà e il controllo sociale, anche far fronte a situazioni difficili. È stato consultato un indovino invece di una terapista. Come nel libro di Favrezzada, la lingua gioca un ruolo importante nell'articolo analizzato. L'imposizione della lingua italiana è uno strumento di colonizzazione, ma, come scrive Bonu, anche un strumento di patriarcato. Parlare italiano è un attributo delle persone civilizzate e progressiste. Si insegna ai bambini a dire papà, non babbo, e questa è la differenza. L'ultimo elemento conclusivo del puzzle è Borderland.
sono sempre stata stupita di quante persone intorno a me dovessero scegliere. Sono rimasto sorpreso e rattristato della reazione dei miei colleghi alle mie varie idee, per esempio grant, competizioni o progetti. No, non possiamo richiederlo, non lo faremo, non è una grande buona università. Come scrive molto bene Gialda Bonu, scelta radicale, carriera o famiglia e Sardegna, progresso ed eminenza o mediocrità e stagnazione. Se volevi essere qualcuno, dovevi fare i bagagli, scrive lei. Gialda Bonu ha fatto un'analisi della vita della Sardegna, dei sardi e delle sarde, mostrando molti elementi fascinanti di questo mosaico. Dopo aver letto questo capitolo, ho sentito una mancanza di descrizione del potere. Solo una tale forza emotiva e incorporata, o risorse incarnate che esistono e dovrebbero essere sbloccate e attivate. Mi sono perso uno schizzo dei diversi profili delle donne sarde non coloniali, vittorose, indipendenti, creative e progressiste, quelle che potranno un cambiamento duraturo. Scusa. Ebbene, questa sarebbe un'altra storia, non sulla dipendenza neocoloniale, ma sulla rivoluzione. Passiamo ora al capitolo Andrea Pili, che all'inizio pone grandi definizioni e struttura l'analisi delle relazioni postcoloniali in Sardegna, sia colonialismo che discorso coloniale, nord progressista contro sud al dentro e approccio di Said. Tutto questo aiuta a capire come al posto dello sviluppo e siamo creati contrasti tra le categorie dei contadini e dei pastori. Per me è particolarmente interessante perché vivo in isolamento in Campania proprio come due famiglie di pastori del paese. Anche loro hanno la terra che coltivano, quindi ho riletto questo articolo essendo in un certo senso direttamente coinvolta nell'argomento, ma non ho nessuna conoscenza se non pochi anni di esperienza personale. Si può anche vedere qui, guardando più in generale, che oggi è un classico conflitto sull'accesso alla terra tra lo stile di vita nomade e quello sedentario stanziale. Controllare lo spazio, controllare e avere un registro come base dello status sociale. Uno punto interessante aggiungere è probabilmente il fenomeno di cacciatori come un elemento di colonizzazione e di potere. Possiamo sviluppare questa idea dopo. Ho sempre letto con grande interesse il modello sardo di abolizione del feudalismo. Qui nel testo si evidenzia perfettamente il processo di transazione alle singole imprese agricole con contestuale pacificazione di tutte le forme di opposizione ammodernamento. Cioè il controllo, infatti, esercizio anche dagli studiosi della reale società agraria ed economica. Quindi scienziati al servizio del potere, recentemente sono tornata su questo problema scrivendo un capitolo del libro collettivo Modernità e Olocausto 30 anni dopo. Bauman ha sottolineato il ruolo degli scienziati e della scienza nell'Olocausto. Vedo anche un parallelo nell'approccio dei successivi amministratori sardi ai loro predecessori, con ciò che si poteva osservare nelle cosiddette terre polacche, quando i signori imperatori le gestivano e i loro successori incolpavano i loro predecessori di arretratezza. Facendo uno sfruttamento alterettato intenso, sotto le slogan della modernizzazione, ovviamente. Interessante problematica qui, proprietario erano polacchi, nobili, lavoratori erano paesani, polacchi, ucraini oppure bielorussi e amministratori ebrei polacchi.
Qui abbiamo class, ethnicity e religione, complessità in relazione. Molto interessante è l'ipotesi forte della nascita del mito il pastore sardo. Il carattere nel nero della resistenza alla modernizzazione, ma anche in ulteriore sviluppo oppositore della dipendenza capitalista, della politica economica neoliberalista e dello sfruttamento. Per quanto sia convinta della adeguatezza dell'analisi del mito del pastore sardo, qui mi manca la differenziazione. Forse non si trova nella letteratura, ma certamente lo è nella vita. Qui parlo come un etnografo. E mentre per i pastori delle mie regioni, qui è Marmilla, l'intraanalisi della struttura della pastorizia artificiale e convincente non sembra adeguata alle regioni di montagna, Barbagia. E lì c'è il pratica di transumanza. Per questo la specializzazione, magari solo stagionale, significa che non sono i bambini a prendersi cura delle pecore, come una volta nella mia regione, ma gli adulti. È solo un altro tipo di lavoro che viene affidato ad altri membri della comunità. In questo caso il mito dei pastori sarebbe più vicino alla realtà. Mi manca questa differenziazione qui. Una parfetta affascinante dell'articolo per me è stata la sottosezione sul periodo del fascismo. Arborea come esempio di modernizzazione tutto l'approccio dell'ingegneria sociale per distruggere la resistenza dei pastori, contadini sardi arretrati, braccianti normadi sardi, e della collettivizzazione dell'agricoltura in Polonia. Questo è uno parallelo. Non sto scrivendo della Unione Sovietica perché era un processo diverso. Anche chi il ruolo degli intellettuali tecnici è fondamentale. Anche oggi l'eco di questa tendenza è onnipresente, forse deriva dalla perizia degli autori, probabilmente dalla divisione dei temi al momento del lavoro suo libro. Ma in questo articolo mi manca una piccola sezione dedicata all'industrializzazione, soprattutto durante il periodo fascista, cioè quello che accadeva nelle miniere. Forse se nel titolo del capitolo ci fosse la parola agricoltura, non noterei nemmeno questa mancanza. Questa, sapete, è senza dubbio molto importante per comprendere il processo di colonizzazione della Sardegna. Altro elemento interessante, qui accenno solo senza accenerare alla sua assenza, perché l'articolo è di 20 pagine, non 200. Emigrazioni di massa e terre abbondante, desolate e parcellizzate. Tornerò su questo in una conclusione finale. Nel frammento che analizza i cambiamenti del dopoguerra è piaciuta l'evidenzione nel nuovo contesto della lunga ombra del capitalismo e del colonialismo, ovvero i ruoli degli esperti nel mantenere la percezione degli ostacoli al recupero del riguardo, o meglio del sviluppo, sottosviluppo della Sardegna, sviluppo economico. Alla luce di questo capitolo si può vedere quanto sia importante, se non il problema più importante, il ruolo delle elite locali e costruzione della storia. Tirando fuori dalla ombra queste storie di resistenza, si sarebbe probabilmente scoperto che in questi casi le elite ribelle avevano un colore politico specifico, o forse no. Erano almeno una minoranza definita, proprio come gli autori di questo libro formano un gruppo di nicchia in la comunità degli scienziati sardi, credo, meglio non lo so. Terminando la mia lettura di questo stimolante capitolo, ho una domanda per Andrea Pili sul banditismo sardo. È possibile precipitare elementi della rivoluzione indipendentista in quei gruppi che hanno formulato determinati postulati politici o è un mito?
Chiedo dei tempi prefascisti, ma forse si potrebbe rispondere anche del periodo successivo, anche dopo la seconda guerra mondiale. Il terzo capitolo discusso oggi si concentra sull'analisi del ruolo dell'innovazione nel processo di colonizzazione, forse più in senso stretto, mantenendo il rapporto di dipendenza coloniale, perché anche nel caso dell'ispirante articolo di Alessandro Mondi, non esiste una prospettiva di lunga durata qui, che è giustificata dalla temporalità del discorso sull'innovazione. Una grande decostruzione del termine innovazione è un'introduzione tanto necessaria all'argomento. Questa è sfera a me vicina, e qui mi sento meno una straniero sardo-centrico e più un sociologo che legge e lavora all'interno dell'approccio STS. Ed è per questo che sto leggendo questo capitolo da una prospettiva diversa. Una presentazione convincente e concisa del contenuto del capiente termine innovazione consente al lettore una visione diversa del lavoro nella scienza e del cosiddetto progresso. In qualità di studente del lavoro mi piace molto questo approccio, in particolare al ruolo politico svolto da questo termine di tendenza. Qui l'approccio sviluppato all'interno etnografico, non procedurale o teorico, è cruciale perché grazie a questo è possibile indagare aspetti politici volti a nascondere i veri partecipanti al processo che porta a cambiamenti non grazie al genio individuale ma alla collaborazione di molte persone. Esporre la sfocatura della definizione innovazione tecnologia come le numerose concessioni tra innovazione e politica è chiaro e istruttivo in questo capitolo. Vendiamo questo concetto chiave per il neoliberalismo, lo strumento principale dell'ingegneria sociale contemporanea. Nell'ambito delle considerazioni definitive, Mondi analizza il caso sardo. L'analisi di quattro casi permette di scoprire i processi nascosti dietro il termine innovazione. Ciascuno dei casi riguarda diversi esempi di innovazione, ma tutti sono stati studiati utilizzando il metodo etnografico. Ciò significa la presenza in laboratorio di un ricercatore permanente che accompagna il team che lavora al progetto in corso. Come etnografo posso solo aggiungere che fra tutti i metodi di ricerca nelle scienze sociali io mi fido di più dell'etnografia. In questo capitolo l'autore si è concentrato sul seguire quella che comunemente viene chiamata innovazione. Innovazione in un'edizione nel genere è inversamente inefficace. Da qui la convincente conclusione di Alessandro Mongili che indica grande utilità e anche necessità di utilizzo. I fallimenti nell'attuazione delle innovazioni sociali alla luce dei già citati vari studi di Mongili vanno ricercati non nelle caratteristiche della popolazione percepita come resistente, ma nella fase di mutamenti urbanistici. È importante chi, ad esempio, usare la lingua appropriata, che ho esperienza di italiano burocratico, che verano non riesco a capire e non perché sono straniero. La prospettiva dell'esclusione è legata al dominio, la lingua è una delle sue aree, liberare i sardi della colpa per la mancanza di progressi nella situazione delle innovazioni consente di nascondere i processi di colonizzazione.
Del resto, subalternità è un vecchio concetto coniato da Gramsci proprio sulla base dell'esperienza sarda. Si può dire che prima della nascita del Ground Theory, Gramsci aveva già generato un concetto naturale attraverso l'osservazione partecipativa, senza la quale è impossibile studiare e quindi comprendere i processi sociali che seguiamo in Sardegna. Mondini lo spiega in modo chiaro e convincente. Un commento interessante è sul meccanismo di potenziamento del dominio e del controllo nel caso di innovazioni imposte e progettate per mettersi al passo con la civiltà. Questo tipo di atteggiamento è già un fondamento che può solo portare al fallimento. Una domanda può essere posta qui. Se tutte le innovazioni sono un fallimento, allora si può dire che la Sardegna non si sviluppi da diverse dozzine di anni. Mongili dà qui una risposta che è certamente sviluppata in altri suoi lavori. Ebbene, qual è la giusta innovazione? C'è una pratica che introduce un cambiamento culturale, sociotecnico, permanente, viene portata avanti da persone che non hanno lo status di innovatore. Questo si può definire dal francese bricolage, cioè affrontare gli ostacoli sul campo, sul posto dove il problema si è manifestato direttamente. Non sono sempre ingegneri uomini che hanno la specializzazione a innovare e scrivono progetti innovativi. È una sfera che sfugge sia alla burocrazia che alle procedure, attivata spontanea in situ, che non è vista da pianificatori e ingegneri sociali e soprattutto dai politici, ma anche dai ricercatori, ma è vista da etnografi e persone le cui innovazioni aiutano a soddisfare e esigenze della vita quotidiana dinamica. Perché a un certo punto, grazie all'aiuto di qualcuno, una persona che non è in grado di gestire un computer lo imparerà e altre persone si occuperanno congiuntamente del modo di conservare il lievito e di cuocere il pane, magari condividendo ricette su un libro di Facebook e migliorando le ricette insieme. Questo trasferimento morbido o tacito della conoscenza e del miglioramento delle procedure e della modifica delle pratiche è il miglior esempio di innovazione di successo. La forza d'analisi di Alessandro Mongili non sta solo nella qualità dell'analisi, ma anche nel suo, direi, potenziale correttivo. È possibile, a livello di pianificazione delle innovazioni successive, curare la qualità della comunicazione con i gruppi discriminanti e invitare i membri di questi gruppi a cooperare in questa fase iniziale. Un tale schema di azioni considererebbe la loro efficacia. Se troviamo casi positivi di introduzione di innovazioni, possiamo aspettarci che questo sia stato esattamente ciò che è stato fatto. Ridefinire il concetto di innovazione e catturarlo laddove effettivamente ha luogo è, a mio avviso, chiave anche nel processo di emancipazione dei sardi, la loro liberazione dalle catene del colonialismo, anche e forse principalmente mentalmente, grazie alla constatazione e alla comprensione di quando sono innovativi e purtroppo allo stesso tempo subalterni. Questa ridefinizione è stata possibile grazie alla metodologia perfettamente applicata e adeguata all'etnografia. C'è il potenziale per il cambiamento in esso. Diverse percezioni di sé cambieranno identità sarda. Questa è una delle innovazioni chiave in cui il libro ci hai pubblicato è una parte importante. Adesso ultima conclusione. Riferendomi all'intero libro, ho alcune domande e riflessioni generali. Prima, si tratta di evidenziare la storia? Oggi si tratta della storia delle donne in opposizione. Chiedo del
1938 e della scuola sul ruolo degli insegnati. Quindi erano in che proporzione insegnante e insegnanti, ma anche sui insegnati e sua mancata attuazione del divieto ai bambini ebrei di frequentare le scuole. In Sardegna è stato introdotto un anno dopo. Evidenziare tali attività in combinazione con altre indica un alto potenziale di resistenza. E qui io dunque devo fare un libro solo con queste veramente potente storie di resistenza. Non è stata messa in luce la diversità interna per me in questo libro, non lo vedo. Ad esempio, non è differenziata fra Cagliari e Sassari, fra differenti regioni. E sembra ci sia, quindi non è una conseguenza della colonizzazione e dell'entrocentrismo percepire sardo nel suo insieme senza tenere conto delle grandi differenze tra regioni, mare, centro, secondo me ci è. Ciò avviene anche, come ho accentato, nell'analisi della pastorizia come creatura omogenea e non diversificata. So c'è il mito è omogeneo perché ne è la sua forza, ma decostruendo il mito si può evidenziare la molteplicità delle personificazioni reali. L'attenzione degli autori sul tema della colonizzazione sarda non ha fatto commettere loro il peccato dell'essenzialismo, mi riferisco ai tre articoli che io ho letto, presentato la realtà sarda o i suoi elementi come pastori o donne come un omogeneo totale. In questo caso si potrebbe dire che questa è l'eredità intellettuale del colonialismo, una domanda provocatoria intesa a incoraggiare la discussione. Scusa. Terzo, il ruolo del discussant è mostrare ciò che è invisibile. E un altro aspetto importante, secondo me, è la demografia. Una situazione demografica catastrofica. Tratti sempre più piccoli abbandonati, di terra abbandonata, poi forse appropriati, una società che invecchia, che soffre di depressione a causa della disperazione, nessun futuro, e della solitudine, mancanza dei giovani. Questo contesto demografico chiave deve essere preso in considerazione. La mancanza di speranza, di sopravvivenza, nel senso della mancanza di prospettive e visione di come sarà la Sardegna domani, è il risultato di una convinzione coloniale nella arretratezza e in una posizione secondaria oppure terziaria, io non lo so. La società muore e con essa la cultura, la memoria e la lingua, così il capitalismo, lo stato coloniale, uccide la mucca da soldi. Non so perché, ma nei testi che ho letto non ho trovato questo aspetto molto forte della vita in Sardegna. Non così chiaramente, comunque, è una negazione freudiana. Anche questa è una domanda provocatoria. Quattro. D'altra parte, ultimo punto che è mio avviso è il più importante dell'analisi nel fascismo. Pini lo ha presentato perfettamente, ma in tutto il libro mi sembra che non ci sia un capitolo separato che trattata questo argomento. Secondo me, la Sardegna e indipendenza sono revisioni vicine alla sinistra. Come spiegare la popolarità del fascismo con una simultanea dichiarazione separatista? Questo io ho visto in paese, non solo mio, in generale. Mi sembra che questa sia un'archea che deve essere esplorata per comprendere la situazione attuale. Anche la questione di quando il mito di Mussolini sia sostenuto dall'unificazione e dal discorso dominante italiano nazionale qui in Sardegna. Il fascismo si è appropriato dell'idea di comunità, sostituendo la società con la nazione, comunità.
È stata un'operazione di successo. Come mostrano gli articoli, è stata una tappa di un lungo processo di colonizzazione su cui non ci sono dubbi, è ancora in corso e ci sono lavori in corso. È un processo irreversibile. Da dove viene il suo successo? Certo, sono consapevole dell'attrattività del cluster uomo-famiglia, il capo della famiglia mononucleare, e anche un modello forte dei patriarchi cristiani, sostenitori del neoliberalismo, dei patrioti polacchi, che sono controparti del fascismo di Mussolini, ma forse ci sono elementi di questo fenomeno meno evidenti. La mia domanda solleva anche un'altra domanda. Chi ha interesse a mantenere dimenticato e nell'ombra il rapporto tra l'indipendenza della Sardegna e la sinistra? Cosa si dovrebbe fare per cambiarlo? Cambiare la conoscenza sul fascismo e su ciò che la Sardegna era de fatto per Mussolini, cioè decostruire il suo discorso sulla Sardegna, e non solo nello spazio accademico, ma penso è quello di base, tra gli agricoltori, per esempio. Infine, forse la mia breve riflessione sui cambiamenti e le prospettive. Se in così poco tempo, con investimento di determinante risorse e il grande impegno di tante persone contagiate dalla passione, poche potrebbero creare una vita musicale a livello mondiale. Sto parlando di qui già, the jazz, ma può anche essere trasferita ad altri stili di musica o altre pratiche artistiche come ballo, non sardo, ballo internazionale. Quindi non è alla luce di ciò che Simone Pitau con la sua squadra ha fatto durante diversi decenni di folle lavoro, è possibile differente da tesi sua resistenza al cambiamento e sua mancanza di potenziale. Guardando attraverso gli occhi di Alessandro Mongi, Simone Pitau, in prolungazione del lavoro fatto ai suoi genitori e da altri musicisti della generazione precedente da Simone, è l'artefice di una grande innovazione con tutto il suo team e una moltitudine di insegnanti di musica che da anni insegnano a bambini e ragazzi a suonare vari strumenti. Signore e signori, da nessuna parte, in molti paesi sono stati così tanti negozi di strumenti musicali come in Sardegna. In breve, secondo me la Sardegna ha un potenziale straordinario, molto vario. I miei amici generalmente sottolineano la straordinaria diversità, e in un'era così piccola della terra, Sardegna non è una isola o un paese, è un continente stesso. Quindi è possibile liberarsi del letargo indotto dalle autorità coloniali capitaliste cattoliche. Questo è un lavoro basilare, ma poiché i musicisti sono riusciti a creare un mondo jazz in questo luogo arretrato, la Sardegna è certamente un esempio di una società che può emanciparsi rapidamente, così come il pubblico ai concerti di Mogoro non è inferiore al Sunset parigiano o al newyorkese Blue Note, non solo in termini di numeri, ma anche di competenza. Le loro reazioni confermano la conoscenza dei canoni della musica jazz, c'è considerata da sociologi che studiano lo stile di vita e la classe come conoscenza d'élite. Sardegna è un continente con grandi opportunità. Devi solo cogliere. Grazie, scusa per troppo lunga intervenzione. Grazie Isabella e complimenti per il tuo italiano, che voglio dire, hai fatto uno sforzo incredibile. Certamente il tuo intervento è stato lunghissimo, questo te lo può dire, però veramente ricco. Adesso noi apriamo, facciamo un piccolo giro di risposte. Mi raccomando, colleghi e amici, interventi molto brevi,
di risposta, perché poi magari ci sono anche delle domande da chi ci segue su YouTube e su Facebook. Non so se ci sono domande. Volevo chiedere anche a Christian se sapeva qualcosa a questo proposito. Io voglio solo dire una cosa, la dico subito, così lascio la parola agli altri. Quello che hai detto sull'innovazione è importante, nel senso che dai dati che noi abbiamo, la politica dell'innovazione in Sardegna è stato un disastro. Cioè la Sardegna, secondo i dati della regione sarda stessa, di Sardegna Statistica, è in pratica l'ultima regione d'Italia per innovazione, poi alla fine, no? È in una situazione disastrosa la Sardegna sotto il profilo tecnologico. E questo, a mio parere, io nel mio capitolo l'ho anche scritto, perché tutte le politiche sono state concentrate sull'aspetto della progettazione e delle start-up, e poco è stato investito invece sulla cultura tecnologica diffusa, sull'articolazione, eccetera. Questo è quello che volevo dire sulla tua domanda sull'innovazione. Per quanto riguarda l'osservazione di Aide sulla violenza epistemica, io credo che in tutti i processi coloniali vi sia la negazione dei diversi tipi di conoscenza. È l'imposizione di un solo tipo di conoscenza, non so se tu ti riferissi a questo, e quindi l'imposizione di interpretazioni uniche delle vicende. Mi viene in mente il lavoro della filosofa Helen Verran, una filosofa che ha studiato la diversità epistemica, e lei ha studiato in particolar modo i regimi di fuochi e le conoscenze degli aborigeni australiani sul governo degli incendi, e come questa diversità epistemica sia stata ultimamente presa in considerazione proprio per creare un momento postcoloniale, no? Nella vita australiana, cioè non sicuramente per come dire, aggiustare il passato, che non si può aggiustare, ma per creare un futuro di riconoscimento reciproco. Però forse tu con violenza epistemica non ti riferivi a questo aspetto. E per quanto riguarda le miniere, volevo solo fare una piccola osservazione. A mio modo di vedere, anche pensando al lavoro di Everett Hughes sul Canada francese, sul Quebec, a mio parere c'è una cosa poco indagata, è la stratificazione etnica nelle miniere sarde. Cioè il fatto che l'istituto minerario di Iglesias sia stato aperto alla fine dell'Ottocento, l'ingegneria di Cagliari sia stata aperta solo di ingegneria mineraria, solo nel 1937, cioè nel momento in cui finivano le miniere, ha indubbiamente favorito una stratificazione etnica che però è stata giustificata anche, perché per esempio nel libro Eppur si muove di Bottazzi c'è scritto chiaramente, l'autore sostanzialmente d'accordo con questa forma di legittimazione, che i sardi si ammalavano di più, erano più deboli, per cui era giustificato l'impiego di tecnici e di quadri dirigenti continentali o stranieri, addirittura nell'Ottocento, non erano moltissimi stranieri. Questo aspetto, secondo me, non è stato indagato abbastanza, a parte che tutta la storia mineraria non è stata indagata, però non è stato indagato abbastanza perché negli studiosi orientati a sinistra era un tema un po' tabù, possiamo dircelo. Ecco, e questo è il mio interventino. Poi io spero che i vostri interventi si possano pubblicare nel nostro blog, perché erano molto ricchi. Quello di Isabella era una specie di grande sfogo, diciamo, non sfogo in senso negativo, ma di grande affresco di questo mosaico che è questa Sardegna che sta intorno alla sua vita sarda.
Secondo me è veramente ricco di elementi interessanti che ho difficoltà a cogliere nella loro interezza in questo momento, perché era veramente un intervento molto ricco. Se gli altri, se Giada e Andrea vogliono intervenire, così mi sto zitto che è meglio. Sì, non so, vado inizio io, che okay. Io mi cronometro, se no potrei parlare. Allora, sì, io soprattutto accolgo la critica, soprattutto quella riguardante l'aspetto delle miniere, che sicuramente è fatto da approfondire, perché appunto le miniere sono state una delle forme più evidenti di colonialismo interno, appunto, o colonialismo propriamente detto. Quindi, io mi sono focalizzato sulla relazione tra interventi economici e la costruzione di un'identità sarda. E appunto, come ha detto prima Alessandro, cioè la questione mineraria è stata a lungo rimossa proprio perché non rientra in questa costruzione identitaria sarda dominante, la cui costruzione invece ho voluto analizzare io, e in cui il suo centro è stato soprattutto la campagna, il pastore in particolare. Quindi, facendo questo lavoro di selezione, un po' ho dovuto mettere un po' da parte quell'aspetto minerario, anche se vi ho accennato più di volte, ho messo anche un appunto riguardante appunto il fatto che la facoltà di ingegneria è stata fatta negli anni 30, se non sbaglio, del Novecento, quindi non si è investito sulla formazione di una competenza tecnica. Anche questo si è voluto dire invece che appunto anche in questo caso ci fosse invece una tara specifica dei sardi. E quindi vorrei dire un paio di cose sempre sulle miniere e poi ritornare su e poi andare su qualche appunto che ha fatto Isabella riguardo il fascismo e anche riguardo la Polonia. Cercando di essere più breve possibile per non ammazzare chi ci sta seguendo. Sì, appunto, riguardo le miniere, una considerazione che io trovo sempre molto interessante da fare è che in genere le prime aree in Europa che si sono industrializzate sono quelle più ricche oggi. Mentre invece in Sardegna è un po' venuto il contrario, no? Cioè il Sulcis è tra le aree più povere non solo dello Stato italiano dell'Europa, ma della Sardegna stessa. Questo è un fatto molto interessante, proprio in un quadro di modernizzazione passiva e quindi di questa peculiare modalità di modernizzazione, industrializzazione. Proprio per il fatto che le miniere sono state una delle forme più evidenti di colonialismo interno, abbiamo avuto anche diversi lavori di storici dell'economia che si sono occupati. In particolare c'è quello di Maria Stella Rolandi, che aveva scritto un articolo ispirandosi al pensiero di Paul Baran, e aveva scritto che appunto le miniere sono un esempio. Allora, aveva scritto che sono segnato, sì, si pronuncia la conclusione che la Sardegna rappresenta un tipico caso di colonia interna di Nuova Irlanda e che la sua retratezza attuale sia uno dei risultati della colonizzazione subita e che della colonizzazione ha tutte le caratteristiche. E quindi conclude dicendo: un'economia distorta, dunque un'economia dominata. E poi, sempre riguardando le cose che ho analizzato per scrivere questo capitolo, ricordo che Baudi di Vesme aveva scritto che appunto lo sfruttamento delle miniere, la Sardegna avrebbe potuto soccorrere le popolazioni e ha aiutato la sua prosperità nel libro, nelle considerazioni economiche e politiche sulla Sardegna. Però poi anni dopo lui ritorna dicendo che il successo industriale è in assoluto merito dei piemontesi, perché i sardi sono troppo pigri e arretrati per farlo. Benché ci fossero due famosi sardi, c'erano una Sproni e Sanna, due praticamente eccezioni che ci ricordiamo in quanto tali proprio perché sono stati praticamente gli unici. E cosa appunto interessante anche in una chiave antinazionalista sarda, sarebbe il fatto che credo che uno dei due si fosse pronunciato in favore della repressione operaia, insomma, quindi anche questo è interessante. Come? Sanna. Sì. E poi c'è stata un altro documento che ho analizzato, è stato quello, la relazione che ha fatto Quintino Sella per la commissione parlamentare, per una delle prime commissioni parlamentari, che però appunto non aveva poi pubblicato nulla di specifico se non la relazione di Selle e poi il libro di Mantegazza. E c'è un appunto che aveva fatto, credo, lo storico Francesco Manconi, che aveva scritto che dal documento di Selle si vince come se volessero privilegiare le ragioni del capitale minario italiano rispetto ai produttori borghesi locali ritenuti inaffidabili. Quindi c'è stata anche questa una sorta di volontà di esclusione, sarebbe che capiamo anche perché si è investito poi così poco in una formazione tecnica.
questo sulle miniere. Poi appunto riguardo la questione sul fascismo, ecco, io nel mio capitolo ho affrontato il caso delle bonifiche della zona di Terra Alba e della fondazione di Arborea, perché credo che siano state, insomma, l'unico caso di intervento vero e proprio fatto dal fascismo è concluso. È qualcosa di specifico, quindi, che non derivi da altre epoche, tipo le miniere, ad esempio, e che appunto rientrano in questo schema del Costantino Stato arretrato, individualista versus il colono continentale che viene da aree con un'agricoltura più sviluppata, come l'area di Mezzadria. Ecco, proprio perché appunto mi sono su questo, perché il fascismo ha messo tra parentesi la questione meridionale, la questione sarda, potremmo dire. Non aveva un progetto di sviluppo e modernizzazione del sud e delle isole. Una considerazione che ha fatto, ad esempio, la storica del Comune, Vera Zamanni, è che tre quarti delle bonifiche che ha fatto il fascismo l'ha fatta al nord Italia, proprio dove serviva di meno. E quindi c'è stata un'antropologa, si chiama Mariella Pandolfi, se non ricordo male, nel libro famoso di James Schneider, no? Italy's Southern Question, Oriental in One Country, ha scritto che anche l'orientalismo interno è stato un po' messo tra parentesi per costruire una identità nazionale unitaria. E quindi la contrapposizione nord-sud non ossessionava tanto gli intellettuali fascisti. Secondo me, si poteva dire che durante il fascismo ci sia stato un po' un ribaltamento dello stereotipo, in senso positivo per il nazionalismo italiano, un po' come già stato con la Brigata Sassari, dove appunto il sardo primitivo selvaggio, però il contesto di guerra diventa un grande combattente utile alla patria. C'è un documento molto importante, che un volume che si intitola Le celebrazioni sarde, praticamente c'è un quindicesimo anniversario della cosiddetta rivoluzione fascista. C'erano state in Sardegna delle celebrazioni in cui vari intellettuali fascisti dell'epoca sono stati chiamati in Sardegna per fare dei discorsi sull'importanza della Sardegna per l'Italia, per il fascismo. Appunto, la Sardegna appare come un esempio di purezza razziale. C'è l'isolazionismo, che invece era considerato appunto fonte di una tara genetica che non deve essere inferiore. In quel caso la Sardegna diventa quasi un esempio. Cioè, dirà Pavolini, che era credo il ministro della cultura fascista all'epoca, e che aveva fatto un'introduzione a questo volume, scriverà che la Sardegna come un'isola tutta l'Italia, volendo sottolineare come l'isolamento era una protezione della razza italiana dalla barbarie. E un altro aspetto di questo libro e appunto è di questo volume è il fatto che la Sardegna è funzionale all'Italia, cioè come baluardo della difesa della italianità del Mediterraneo, quindi la romanità nell'estensione della Sardegna, il ricongiungimento all'Italia come patria naturale, eccetera. Quindi c'è la messa tra le, quindi la questione sarda viene messa tra parentesi. E una cosa molto interessante di tutto ciò è che, appunto, a fronte di questa falsa costruzione di una identità nazionale unitaria, il periodo fascista è stato il periodo di massima espansione del divario economico tra nord e sud, e tra la Sardegna e il nord Italia, come mai prima. Perché c'è stata, appunto, la politica bellicista, fascista, e poi quella protezionista, autarchica, che ha favorito l'industrialismo settentrionale e lasciato il sud e isole agli assetti agrari estrattivi. Pensiamo al caso del sardofascismo di Paolo Pili, no? La sua convinzione di poter applicare il parte del programma sardista all'interno del partito fascista, e poi Paolo Pili viene fatto fuori perché i consorzi agrari si oppongono a un suo progetto, diciamo, di modernizzazione. Poi ricordiamo appunto la politica fascista, no? Quella della quota 90, che aveva la forza di valore della lira, la battaglia del grano, che hanno rafforzato appunto l'estensione cerealicola contro le culture agricole pregiate. Quindi se possiamo appunto dire qual è stato il contributo del fascismo a questa costruzione identitaria che ho analizzato, io penso che sia appunto quello più di carattere strutturale, cioè il mantenimento del suo sviluppo e di questa, diciamo, arretratezza rurale, sia in Italia come nel meridione. E che questa condizione quindi è stata valorizzata come parte dell'identità sarda. Funziona l'Italia nel suo insieme. Un aspetto molto importante riguardo a questo periodo è che viene analizzato da un antropologo che si chiama Alessandro Degliana, che io lo cito, lo ringrazio nel mio capitolo perché mi ha un po' consigliato, aiutato, che nel periodo fascista nascono i gruppi folcloristici, no? Il primo gruppo in Sardegna folk è stato fatto nel 1928 a Quarto. E appunto abbiamo questa riduzione della cultura popolare al spettacolo, a pittoresco, sottraendola a una dialettica egemonia, subalternità e rapporti di classe. Quindi c'è una irregimentazione della cultura popolare e un addomesticamento e controllo della diversità, no? Potremmo dire. Una esorcizzazione del potenziale politico dell'identità sarda, che viene descritta comunque all'interno di questa focalizzazione come arcaica, retratta, eccetera. Questo è un aspetto poi comune anche
non so anche nemmeno in Italia, però soprattutto, ad esempio, ho letto qualcosa recentemente sulla Spagna, su come sotto il franchismo si è cercato di valorizzare un'identità locale, galiziana, sempre in questi termini. Poi, cercando di essere più breve su altre cose che sono state toccate. Eh sì, adesso riguardo la Polonia mi interessava dire un paio di cose. E appunto mi ha molto incuriosito una storica dell'economia che è connazionale di Isabella, si chiama Marta Petrusiewicz, che probabilmente conoscerà, che ha fatto appunto uno studio comparato sulle modernizzazioni nelle periferie d'Europa in epoca di restaurazione. Secondo me è una cosa molto simile a quella che è avvenuta in Sardegna, ma Marta Petrusiewicz analizza la Polonia, l'Irlanda, il sud Italia e poi la Norvegia, se non sbaglio. Lei parla appunto di questa modernizzazione armoniosa nelle periferie d'Europa della restaurazione, focalizzata sulla terra, e che comunque era comunque qualcosa che non toccava le gerarchie sociali, e che non doveva toccare la monarchia e non doveva costituire una sfida nazionale. E come in Polonia, esattamente come in Sardegna, se non vogliamo considerare comunque il prologo di Bugino, eccetera, no? però soprattutto è stato il fallimento del triennio rivoluzionario che poi ha avviato tutto il processo, no, dal 1799, poi le tribune, eccetera, eccetera, no? Cioè la debolezza della nostra borghesia nazionale, quell'aborto di rivoluzione nazionale che abbiamo avuto, che poi ha spalancato le porte alla nostra modernizzazione passiva. Una cosa del genere, a quanto scrive la Petrusiewicz, è venuta anche in Polonia, da quando è stato il fallimento delle insurrezioni di Kosciuszko, non so se ho pronunciato bene, nel 1794, da lì è venuto questo processo di modernizzazione armonioso. Poi appunto, un paio di cose per chiudere, perché se devo rispondere a tutti gli appunti che ha fatto Isabella, dovrei scrivere un altro volume a parte, solo io. E appunto riguardo la differenziazione del pastore, eccetera. Sì, questo è, per me è soltanto una cosa su cui cioè, appunto, ho appena iniziato a riflettere, su cui credo non ci siano neanche di studi specifici, perché c'è ancora molto da studiare, cioè gli storici di professione hanno ancora molto da studiare, da analizzare, quindi io sono già limitato in presenza a questo, nel senso che avendo una formazione economica faccio più che altro una interpretazione su fonti no secondarie. Però questo sarebbe sicuramente un punto da sviluppare. Io cioè, penso che una differenziazione netta ci sia stata soltanto da quando sono arrivati poi i caseifici laziali e campani dell'Ottocento. Poi il fascismo, già detto, sì, subalditismo e indipendentismo, cioè io penso, cioè, tutto quanto un mito, però è interessante su come il certo chiamiamolo nazionalismo sardo, l'indipendentismo sardo, abbia cercato di ribaltare questo. E c'è una cosa che, pensiamo ad esempio al libro che ha scritto di Sospiga, no? Sardegna rivolta contro la colonizzazione, credo anche Simon Mossa l'avesse fatto, no? Questa esaltazione del pastore come potenziale rivoluzionario, ma pensiamo, forse un po' da tutto è partito da Lilliu, no? La costante resistenziale sarda, che poi dipendeva un vecchio argomento usato da anche, penso già ai tempi dei romani, anche credo durante l'epoca spagnola. Ti ho letto l'argomento perché mi viene da dire topos, però se non temi è troppo intellettuale, mi scusa per la parolaccia. Sì, interessante è questo secondo me, perché hanno evidenziato, ad esempio, uno studioso postcoloniale come Partha Chatterjee nel suo libro si titola Pensiero nazionalista e mondo coloniale, se non sbaglio, l'ho tradotto dall'italiano, in cui lui sostiene che certo il nazionalismo postcoloniale indiano abbia effettuato in un certo senso si sia basato sempre su un oggetto coloniale, su un orientalismo, però cercando di ribaltarlo. Questo forse potremmo dire che sia avvenuto anche in Sardegna, certe forme di indipendentismo essenzialista, identitario, no? Quindi aveva utilizzato lo stereotipo del pastore ribelle, so che non è più un ostacolo a un processo di modernizzazione, ma diventa proprio in quanto no, non toccato e ribella questi processi, diventa in realtà una parte della società sarda su cui si può basare una rivoluzione. Sì, e poi insomma lascio la parola a Giara se vuole dire qualcosa.
se già è sopravvissuta può intervenire. Probabilmente anche le persone che ci ascoltano iniziano a essere affaticate, quindi io sarò brevissima, perché volevo rilanciare solo due cose. No, in realtà volevo ringraziarvi per le vostre lezioni magistrali, e poi perché sempre, non so, per me è molto utile, è molto bello anche stare in una posizione d'ascolto e leggersi con gli occhi degli altri e delle altre, no? Anche leggere le cose che si sono scritte, che poi si trasformano quando, quando sono gli altri a entrarci dentro. E io lo faccio perché è quello che mi è stato insegnato a fare, nel senso che per rilanciare due cose che voi avete messo sul piatto, parto da una cosa che Isabella ha notato, e cioè il punto d'inizio del capitolo che ho scritto, il fatto che per me avvicinarmi a questa, diciamo, agli elementi che provavo a toccare in quel capitolo è stato anche un viaggio mio personale, a partire da una storia personale di migrazione e di 12 anni vissuti fuori dalla Sardegna, e anche di una restrizione del campo di ciò che avevo studiato e compreso, che è andata altrove. Perché la migrazione ti spinge altrove in qualche modo? Perché io ho studiato la sociologia e la scienza politica, poi gli studi femministi e gli studi di genere, sempre altrove. E quindi questa proposta di filosofia del logo e poi l'avvicinamento a questo contesto di pensiero, per me è stato un po' l'occasione, la provocazione verso me stessa, di guardare da un'altra parte, che poi era la mia casa, dove non avevo mai guardato in quel modo, per una serie di ragioni che qui abbiamo toccato. E in questo senso è vero quest'altra cosa che notava Isabella, cioè il fatto che ci sono tante cose citate e nominate, ma non approfondite in quel capitolo. E questa è la mia condizione di questo momento, il fatto di aver guardato a una serie di cose, averle individuate, anche con una dinamica virtuosa, cioè riuscendo a mettere in dialogo quella che era stata la mia formazione in altri campi, e capire che quegli strumenti, quelle parole, quelle categorie aveva senso metterle in dialogo con il contesto sardo, anche per contestarle fortemente. E in questo senso, nell'aver nominato una serie di cose, ma non averle ragionate, credo che il punto principale sia quello che Aide ha nominato come violenza epistemica e Isabella come potere. E a me sembra che fra queste due ci sia una fitta rete intrecciata, perché credo che almeno questo è il modo in cui io mi sono formata. Io mi sono formata a lavorare e a riflettere sulla storia e sulle categorie a partire da un posizionamento femminista, come una storia fatta di violenza epistemica. E non è un fatto, anche se quel concetto ha una storia precisa, è molto localizzata, e credo anche che vada rispettato il modo in cui quel concetto è nato, però mi sembra anche utile essere un po' eretiche su questo e riuscire a estendere, stirare i concetti per farli lavorare anche altrove. E io credo che non sia un caso che uno dei primi testi di riflessione femminista del 71 si chiamasse Sputiamo su Hegel, nel senso proprio di riuscire a fare quel gesto, so che fra noi i filosofi stanno ancora rabbrividendo, ma riuscire a fare quel gesto di contestazione profonda di ciò che conosciamo, perché lo conosciamo in una sola maniera, ed è una maniera maschile, ed è uno sguardo maschile, perché da sempre sono state, l'esperienza delle donne è stata rimossa. In questo senso, secondo me, questo rilancio sul potere ha molto senso in Sardegna, e ne abbiamo parlato anche con altre persone di filosofia del logo, di quanto sia necessario scrivere una storia dal punto di vista delle donne su tanti aspetti. Questo elemento per me è molto caro,
E, ne parlavamo da poco in una presentazione di un libro comunarde, Storia di donne sulle barricate, perché anche lì questa autrice, Federica Castelli, ha scelto di scrivere quella storia dal punto di vista delle donne. Non perché le donne non fossero nominate, spesso si dice che sono le donne a iniziare le rivolte, però vengono nominate ma immediatamente spariscono, oppure vengono ricordate le figure esemplari, dicendo che sono figure esemplari, e così istituendo la differenza tra la norma, che è diciamo l'assenza delle donne dalla vita pubblica, e l'eccezionalità di quelle poche figure che invece, come dire, date delle doti fuori dal comune, riescono a stare nella vita pubblica. Questa cosa, secondo me, che Federica affrontava sulla Comune, è un elemento che esiste anche rispetto alla Sardegna. Un'altra, diciamo, un altro riferimento che per me è molto importante su questo è Christine de Pizan, che è questa, diciamo, la prima letterata donna nella storia, che nel 1404 ha scritto un libro monumentale. Isabella scuote la testa perché la conoscerà molto bene, però ha scritto questo libro monumentale che si chiama La città delle dame, ripercorrendo la storia di tutte le donne in vari ambiti della vita pubblica, sociale, politica, eccetera, eccetera, di varie donne che non venivano mai ricordate. In questo senso penso che sia un doppio sforzo quello di andare a dissotterrare la storia delle donne in Sardegna. Da un lato contestando una storia che è coloniale, nel senso che spesso ciò che sappiamo della nostra storia è filtrato dalla storia coloniale che ci ha costruito, ma dall'altro è anche una storia di genere, e di genere in senso di genere maschile. E pensando a questo, a me viene in mente, e mi piace anche nominarla qui, perché è recentemente scomparsa, Piera Cilla, col suo lavoro di recupero delle donne nel mondo della poesia orale in Sardegna, la quale, per riuscire a scrivere il libro in cui ha raccolto queste storie di donne nella poesia orale in Sardegna, ha dovuto lavorare 10 anni per riuscire a ricostruire qualcosa di quella storia, perché è una storia che non è sopravvissuta se non nei quaderni dei nipoti, nascosti negli archivi privati, nelle case delle persone, in pezzi di carta che casualmente qualcuno ha salvato. E così questo scavo è uno scavo faticoso, però è anche, penso, un'operazione politica, che poi è il senso che Filosofia del Logo ha avuto finora. E per chiudere, ho detto che sarei stata breve, non lo sono stata, scusatemi, per chiudere credo che sempre nell'ottica di evitare una storia delle donne esemplari e delle donne eccezionali, ad esempio a me interesserebbe molto andare sulle tracce di sia la storia della stregoneria in Sardegna, anche se sicuramente c'è qualcosa di più rispetto ad altro, però questa è una storia, secondo me, molto importante da dissotterrare, sia rispetto alle competenze legate alla cura e alla medicina, come ad esempio le conoscenze sulle erbe, il modo in cui le erbe venivano utilizzate. Ora più che mai in questa fase di pandemia è stato nominato e ripreso, anche senza conoscerlo particolarmente bene, tutto il pensiero femminista sulla cura e sulla salute, e secondo me è più interessante che mai comprenderlo in Sardegna. Quello che nominava Isabella, cioè le donne nella costruzione della musica e del campo dell'arte in Sardegna, e poi anche nella trasformazione del cibo e dei cibi, perché questa è una competenza che spesso viene considerata minore, perché è nella sfera del privato o comunque del domestico che avviene la trasformazione del cibo, ma anche quella è una competenza nel quale le donne hanno avuto un ruolo centrale anche nel tramandarla, e rispetto alla loro presenza, e qui veniva nominato le mansioni delle donne nelle miniere, alla loro presenza nel lavoro produttivo e in quello riproduttivo. Queste un po' sono le cose che secondo me è più interessante in questo momento, che c'è molto poco provare a ricostruire. E chiudo dicendo che in realtà, ascoltandovi, a me quello che mi viene da dire è facciamolo insieme.
Con piacere. Grazie Giada. Mi sembra, prima di dare, ci sono altri interventi di colleghi, però c'è qualche domanda da chi ci sta seguendo su YouTube e su Facebook. Due domande in particolar modo. Quella di Gavina Kerchi, che ci chiede se sappiamo se ci sia una narrazione letteraria sarda sulle miniere, e poi due interventi di Maria Vittoria Migaleddu, che dice che le donne che in Sardegna scelgono in sardo testimoniano una scelta molto più consapevole e cosciente rispetto agli uomini, perché il ruolo delle donne come vettori di modernizzazione promuovendo l'italiano è stato centrale. Poi vediamo se ci sono altri commenti. No, tanti complimenti a Giada, a Isabella, ad Aide e compagnia cantante. Però queste sono le due domande. Non so se qualcuno vuole rispondere, anche fra Aide e Isabella. Aide forse sa rispondere, sì, a questa domanda sulla... No, allora, sui racconti non c'è quasi nulla, c'è qualche piccolo riferimento nel libro di Dessì, Paese d'Ombra, perché il centro, diciamo, del racconto è Villa Cidro, quindi c'è qualche piccolo riferimento alla miniera di Montevecchio. Poi c'è qualche libro che è stato pubblicato su Montevecchio e sono raccolte di testimonianze, e forse il documento più interessante e più recente è un video sulle cernitrici fatto a Guspini, sulle cernitrici di Montevecchio. È un documentario di testimonianza. Le cernitrici sono intervistate nei luoghi in cui svolgevano la loro attività, e quindi raccontano, sono brevi racconti dello sfruttamento di giovanissime donne, in realtà bambine, alcune avevano 11-12 anni, però c'è questo racconto interessante del sentirsi in qualche modo anche gratificate dell'essere scelte a fare quel lavoro, che è un lavoro importante perché è un lavoro fatto di competenza, perché riconoscere la qualità del minerale è davvero un lavoro di grande competenza, ma nello stesso tempo ci sono anche racconti di abusi, cioè gli abusi sessuali che queste giovanissime donne subiscono da parte, diciamo, dei vari capi reparto. Quindi sono interessanti perché raccontano un po' lo spaccato diretto, alcune sono fatte in sardo, se non ricordo male. Io ho copia del video, se avete piacere posso condividerlo con voi. Vorrei aggiungere alcune considerazioni su alcune delle cose che sono state dette. Comincio dall'interpretazione di Alessandro della violenza epistemica. Vado per flash perché è tardi, siamo tutti stanchi, se no non ce la possiamo fare. Quando penso a questo, penso ai vari aspetti che in alcune circostanze che sono concentrate in alcuni casi, che ne so, se penso alla violenza sulle donne, è una violenza reiterata, è una violenza invisibile, è una violenza patriarcale, istituzionalizzata, mistificata, negata, perché basta sentire i commenti a latere nei tribunali, le giustificazioni che vengono apportate. E secondo me manca proprio un lavoro sistematico di questo tipo, che metta in luce tutti questi aspetti di questa violenza sistemica. Ma se noi pensiamo alla Sardegna come terra, pensiamo a tutte le violazioni che ha subito, a cominciare dalle miniere, da quello che è stato lasciato con le miniere, il disastro ambientale dell'industria mineraria in Sardegna, non se ne parla più e sembra non interessare nessuno, fino a quella più recente nelle vicinanze, diciamo, del luogo di residenza di Isabella, penso a Furtei e quello che è stato l'ultima impresa coloniale dell'oro di Furtei. Sono tutti aspetti che non sono stati sufficientemente messi, hanno avuto, diciamo, un po' di attenzione una quindicina, una ventina di anni fa, quando si è pensato di proporre il patrimonio minerario come patrimonio dell'UNESCO, e poi siamo anche riusciti a farci scippare questa conquista così importante, perché non siamo stati poi in grado di valorizzare e di dare nessun valore
ha una storia industriale, una storia di archeologia industriale anche importante, ha anche un valore architettonico, perché molti di quegli edifici hanno dei valori architettonici importanti, ha una storia sociale, quindi veramente c'è un mondo assolutamente non valorizzato, non esplorato. E se poi pensa alle violazioni del territorio, torno al discorso che vi ho fatto prima, alle violazioni che vengono fatte costantemente con le esercitazioni militari, con il test dei vari armamenti. Quindi, secondo me, questi sono aspetti rilevanti di una declinazione della violenza a cui in genere non siamo pensati, non siamo, come dire, sintonizzati, perché quando pensiamo alla violenza pensiamo sempre al gesto fisico dell'aggressione, e invece questa assume delle connotazioni molto differenti tra di loro. Detto questo, due brevi repliche su una sul banditismo e l'altra sul fascismo, meglio sulle città. Allora, Arborea e Carbonia hanno storie uguali, sono città di fondazione, tutte e due, e c'è un disegno da un punto di vista di risanamento territoriale per Arborea, perché la bonifica è un investimento che il fascismo fa nell'area del Ferrarese, la fa nell'Agropontino, quindi è una replica di un modello che cerca di mostrare l'aspetto razionale del fascismo, cioè non solo la dimensione razionale, ma anche il lato buono del fascismo, cioè ti miglioro l'ambiente, ti rendo l'ambiente più accettabile e più vivibile. E l'altro che è su Carbonia, che secondo me è ancora più interessante rispetto ad Arborea, perché su Carbonia c'è un oggetto, Carbonia è un oggetto di pianificazione urbanistica razionale e di stratificazione sociale, perché gli edifici di Carbonia e anche quelli di Montevecchio, ma su Carbonia è molto molto più visibile, la stratificazione dal direttore all'operaio più umile è rappresentata in maniera architettonica e anche con una gerarchia di scala della città, perché l'edificio della direzione è quello più vicino alla piazza, che è costruita e che rappresenta dal punto di vista architettonico il potere fascista, perché contiene tutti i simboli del fascismo. E poi a scalare ci sono tutti gli altri gradi sociali. Quindi da questo punto di vista io ritengo che Carbonia sia molto più interessante, c'è anche uno studio interessante fatto dall'Università di Cagliari su Carbonia, con un bel libro che racconta un po' tutti questi aspetti di ingegneria sociale e ingegneria architettonica. L'altra è sul banditismo. Allora, il caso del banditismo sardo, e qui chiudo molto sinteticamente, è un caso interessante per due ragioni. Perché Hobsbawm, quando scrive banditismo sociale, riflette sul caso della Sardegna e dice che la Sardegna è un caso anomalo che non conferma la sua teoria, e cioè che i banditi sociali diventano dei rivoluzionari perché incarnano il sentimento di ribellione della comunità. I banditi sardi non sono dei ribelli, vengono interpretati da un certo romanticismo intellettuale come dei ribelli, perché c'è tutta una storia di imposizioni, di abusi sulle collettività del centro Sardegna, luoghi come Biti, come Orcosolo, come Mamboiada, subiscono la presenza di uno Stato che è uno Stato oppressore. Ma soltanto in una certa interpretazione della sinistra radicale negli anni 60 i banditi sono visti come dei rivoluzionari. Gian Giacomo Feltrinelli arriva in Barbagia e cerca di mettersi in contatto con Graziano Mesina, che allora rappresentava, come dire, l'epitome del banditismo rivoluzionario nell'interpretazione di Gian Giacomo Feltrinelli, e cerca di organizzare un esercito ribelle secondo il modello cubano di organizzazione del modello dell'esercito rivoluzionario. Per il resto la storia del banditismo è una storia di uno Stato che cerca di imporre le proprie leggi e di una comunità che resiste e che però poi trova, diciamo, epiloghi anche poi più tardi legati anche all'interpretazione politica di questa forma di ribellismo, quindi una certa connessione tra come dire, movimenti armati, il cosiddetto Master, il movimento armato sardo che cercava in qualche modo di fondere una visione politica di ribellismo e di rivoluzione, però praticando fondamentalmente il sequestro di persona. Però questo è un discorso molto lungo, Isabella, magari possiamo farlo un'altra volta.
Certo, io ci sarebbe Sebastiano, l'altro coautore, Sebastiano Ghiso, che vuole intervenire da Galtellì. Sì, esatto, grazie. Insomma, in questo momento mi trovo un po' altro. Vi ringrazio, mi sono piaciuti molto gli interventi delle due discussant, sono stati molto costruttivi, molto stimolanti. Ho preso anche qualche appunto e quello che conta, insomma, evidentemente, almeno io ne farò tesoro, ma credo tutti quanti nel gruppo. Volevo anche assicurare Giada che non me la son presa per il suo atteggiamento contro Hegel, perché in realtà, a mio avviso, uno dei compiti della filosofia e della storia della filosofia in particolare è quella di rileggere il classico, di destrutturare, diciamo così, anche decolonizzare, diciamo così, il pensiero della filosofia, rileggere anche nella sua piega, diciamo così, nascosta, quindi come una forma di universalizzazione costruita sull'esclusione dell'altro e per esempio della donna in modo particolare. Il paradosso è che questo lo si può fare anche tramite Hegel, tra l'altro, naturalmente non solo, cioè questo è il paradosso della filosofia, che questi grandi pensatori, queste grandi filosofie ci permettono di, come dire, di farsi destrutturare. Io avrei tante cose da dire, naturalmente mi limito soltanto ad una in particolare che mi ha colpito, mi hanno colpito anche altre, ma questa ci tengo a sottolinearla, per così dire, ed è il riferimento che ha fatto Isabella al fatto che abbiamo un po' trascurato, abbiamo trascurato molte cose, ma questa in particolare anche, e cioè la diversità presente in Sardegna, cioè le diversità locali in un certo qual modo. Io volevo sottolineare un fatto, che il soggetto colonizzato, in fondo, anche quello sardo dunque, viene fortemente localizzato in un certo qual modo, cioè l'ideologia coloniale enfatizza la diversità e anche, diciamo così, in qualche modo proprio le rivalità tra una località e l'altra. Paradossalmente questa forte, diciamo così, questo forte localismo è poi anche vissuto da un certo movimento indipendentista, laddove spesso si, come dire, confonde il proprio luogo come la Sardegna in quanto tale, il nuorese, il sassarese, forse anche il cagliaritano, ma insomma ognuno un po', come dire, universalizza il proprio diciamo così, vissuto. A mio avviso, uno dei compiti della critica della ragion coloniale, se così possiamo definirla, è quello invece di enfatizzare l'unità, o meglio, individuare un'invariante del rapporto di dominio, con delle varianti naturalmente che sono poi specifiche, ma una invariante fondamentale che caratterizza, che so, il pescatore di Sant'Elia, del quartiere di Cagliari, così come anche il pastore della Barbagia, oppure l'abitante di un quartiere, diciamo, popolare di Sassari, oppure qualsiasi altro, diciamo così, sardo. Ecco, ovviamente tenendo conto di questa differenza, quindi abbiamo anche voluto, come dire, enfatizzare una invariante, una sorta di unità di fondo, che spesso è stata trascurata, che non esclude la possibilità di rilevare le differenze, però sulla base di un rapporto di dominio che caratterizza, appunto, che attraversa questa identità. Dal punto di vista linguistico, per esempio, spesso ci si contrappone o ci si oppone alla creazione, anche di questo pure si tratta, o da ricostruzione di un'identità sarda, anche perché si dice i sassarisi parlano un altro sardo, così i nuoresi, i cagliaritani, non ci si capisce mai, per cui su questo elemento si è costruito rafforzato il rapporto coloniale. Ecco, questo è un punto che tendevo semplicemente a sottolineare. Vi ringrazio ancora. Grazie a te, Sebastiano, veramente, perché questa cosa sulla diversità e sull'unità mi è sembrata una cosa importante. Io volevo solo dire una cosa sul fascismo ancora. Cioè, ho sempre riflettuto e mi ha sempre colpito la continuità fra il fascismo e l'epoca successiva, cioè l'epoca degli anni 50, quella che ha generato la rinascita, il piano di rinascita. Molte volte nelle carriere, nei pensieri, no? Per esempio, una cosa che mi ha sempre impressionato, dico veramente mi ha impressionato, è il fatto che Pigliaru, Antonio Pigliaru, il padre, fosse stato fascista e che avesse partecipato a un tentativo di insurrezione oristano contro la democrazia, sostanzialmente, un tentativo di insurrezione fascista. E così molti personaggi che hanno interpretato la rinascita vengono da quel passato. Qual è quel passato? Quel passato è la legge del miliardo, quel passato è Carbonia, quel passato è Arborea.
In questi tentativi di modernizzazione dall'alto, fatti in base a un progetto da imporre, è del tutto, come si può dire, esogeno, io vedo delle tracce che poi, come si chiama, il piano di rinascita ha sviluppato in modo addirittura più totalitario di quanto non abbia fatto paradossalmente il fascismo, con la partecipazione di tanta sociologia italiana, da Alberoni a Crespi, eccetera, che hanno scritto sulla rinascita. Ma però voglio tornare a questo legame con il fascismo. Forse il fascismo non lo si è indagato perché gli elementi di continuità erano talmente importanti che era difficile mettere in questione il fascismo. Penso ad altre cose, per esempio l'importanza dei collegi all'interno dei quali si è formata l'elite sarda dei professionisti, soprattutto nel centro-nord della Sardegna, no? In cui gli scolopi a San Luri, i salesiani a San Luri, i salesiani no, scolopi, sono scolopi San Luri. San Luri, i salesiani a Lanusei, altri preti, non mi ricordo quali, a Cuglie, a Santo Lussurgio, tutta questa rete di collegi che ho conosciuto molto bene perché mio padre l'ha fatto, per cui so benissimo che sono usciti fuori dei quadri, anche delle reti professionali importantissime, e tutti i professori erano continentali, molti di loro piemontesi. E questi hanno condizionato la formazione della classe dirigente nel periodo del fascismo e nel periodo successivo al fascismo. Questo è uno dei tanti elementi di continuità. Io penso sempre alla storia di mio nonno, che era un farmacista e che era un botanico, anche il quale, come sanno tutti i miei amici, è la persona che ha classificato tutte le erbe officinali della Sardegna, che è ancora molto citato. Ecco, mio nonno era il farmacista di Arizzo, e lui non si volle iscrivere al partito fascista perché era antifascista, per cui gli venne levata la farmacia. Ora, in tutti gli anni 50, nonostante fosse stato un perseguitato politico e avesse perso il suo lavoro, non gli fu mai ridata, perché l'amministrazione, cioè il medico provinciale, si chiamava ai tempi, era la stessa del fascismo. Per cui il funzionario, che fra l'altro di cognome si chiamava Duce, gli fece praticamente, come mio nonno era anarchico, diciamo, gli fece sostanzialmente una dogana pazzesca finché mio nonno non vinse un concorso fuori dalla Sardegna, eccetera. Faccio questi due esempi, uno personale e uno meno personale, e poi quello di Pigliaro, e poi quello di... Cioè, che cosa le accomuni? Questo mi interessa molto, io non so dare una risposta, però mi sembra che ci sia una continuità nei gruppi dirigenti in Sardegna, in quello che Chakrabarty chiamava il ceto modernizzatore coloniale, che sono forti e sono... molti anche dati per scontati al loro interno immediatamente, a parte la scelta linguistica per l'italiano, però anche il disprezzo per la cultura popolare, il classismo, tutta una serie di elementi che persistono e che rendono impossibile da pensare uno sviluppo endogeno. Alla fine rendono come obbligatorio pensare che la sola modernizzazione possa essere quella esogena, quella che c'è stata, che poi è fallita, per carità, però quella abbiamo avuto. Ok, scusate questo mio sfogo finale. Io se non ci sono altri interventi, siamo stati qui tanto tempo, penso che sia ora di chiudere, però se c'è qualcuno che vuole intervenire, prego, insomma, avete la parola. Non so se Isabella vuole ancora intervenire, il suo intervento è stato molto, molto apprezzato, secondo me, da tutti noi. Io sono molto contento anche di quello di Aide, ma Aide la conosco molto meglio, per cui perdonami, Aide. No, va bene, ci sta. Prima su Strange, no? Esatto.
in tuo caso, se Isabella vuole fare un appunto, magari non di 45 minuti come prima. Ma più bello. No, grazie. No, io ho preso troppo il tempo. Grazie. No, questo è molto interessante per me. Ci è molte parallele con la Polonia, però la Polonia era colonizzata. E quindi abbiamo anche queste potere cattoliche, eccetera. Questo è anche una enorme, uno grande squadro, sì, per pensare. E sempre vorrei dire che grazie mille, è interessante per me di capire dove io sono, e questa cosa fascista mi preoccupa molto, però ultimi anni sono veramente peccati anche in Polonia, da dove mai io pensavo che possiamo essere come oggi, con legale movimenti fascisti e aperte dichiarazioni fasciste e fascismo, il governamento, il ministero dell'educazione nessuno e questo è veramente terribile, e qui io ho visto questa presenza e nostalgia. Come dice Bauman in suo ultimo libro, noi siamo nostalgici del passato, e questo passato è orribilmente pericoloso, e non posso capire ancora come possiamo fare, come possiamo spiegare a gente che sono completamente in sbaglio totale con storia, con questo che era successo, e con questo amore per Mussolini. Orribile. Grazie mille. Dovete fare una rincontra, per favore, per capire meglio, ritrovare anche azioni da fare. Io non lo so che possiamo fare. Grazie. Grazie di nuovo. C'è un intervento di Grazia Maria, immagino che sia Grazia Scarfò da Rabat, che dice è una sociologa sarda che lavora a Casablanca, che io conosco e che saluto se mi sente. Grazie, mi fa molto piacere che tu sia fra di noi, e scrive: sarebbe interessantissimo fare il paragone con il Marocco, a partire da tutto ciò che il protettorato francese ha prodotto, soprattutto nella formazione degli ingegneri. Il discorso è lungo, ma anch'io propongo lavori di ricerca in comune Sardegna-Marocco. Grazie, fantastico. Anche se tu sei ami Bourdieu, mi farebbe veramente piacere, lo sai benissimo. Io ami Bourdieu, è vero, ti stava scappando. Vuoi aggiungerti a questo collettivo, sarebbe veramente meraviglioso, perché sicuramente per noi sarebbe molto arricchente un confronto con la situazione marocchina, che tu conosci così bene. Sì, sei tu. Anch'io ti saluto, un caro abbraccio. Mi ha fatto molto piacere vederti. Una bella carambata, diciamo. Penso che anche Aida abbia conosciuto Grazia Scarfò a Parigi, no, Aida? Sì. Vabbè, lasciamo. Non facciamo carambate adesso. Ok. Però, insomma, questi seminari online si creano delle situazioni veramente incredibili. Vabbè, allora vi ringrazio. Siamo stati assieme più di 2 ore. Gian Mauro Corda, il discorso sul fascismo e sulla sua proiezione sul nazionalismo e quindi sul colonialismo andrà affrontato. Mi sembra un'importante riflessione di Isabella. Siamo stati bravissimi. Vabbè, grazie, però sei troppo di parte, sono sicuro. Il discorso di Gian Mauro Corda il discorso di Gian Mauro Corda
Sì, questo discorso sul fascismo secondo me può essere una linea di ricerca molto interessante sulla continuità e sulla presenza ancora del fascismo, sull'idea sulla quale io sono molto d'accordo. Vabbè, allora ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze oggi, vi ringrazio tantissimo Aida Esu, ringrazio tantissimo Isabella Wagner, che ha di fronte a sé un futuro italofono importante, diciamo. Questo è il suo primo intervento in italiano, auguri, vedrai che in futuro andrà sempre meglio, e comunque il tuo intervento era assolutamente comprensibile, credo per tutti, fra l'altro la fonetica polacca probabilmente non è così diversa dalla nostra, qui insomma era abbastanza comprensibile. Ringrazio Giada Bono, che non voleva intervenire, poi è intervenuta e ha fatto un bellissimo intervento. Ringrazio Andrea Pili, che è intervenuto invece, ovviamente ha fatto un lunghissimo intervento e che è sempre molto puntuale e interessante. E ringrazio Sebastiano e tutti quelli del collettivo di Filosofia de Logo, in particolare ovviamente Christian, il quale ci ha guidati di nascosto, in modo invisibile, in questo nostro incontro. Ringrazio tantissimo chi ci ha seguito su YouTube e anche chi ci seguirà in futuro su YouTube, perché questo incontro verrà depositato nel nostro canale di YouTube Filosofia de Logo, e chi ci ha seguito su Facebook. Va bene, mi sembra che, come dobbiamo ricordare, scusa Alessandro, che ci sarà una presentazione relativa al tema paesaggio, urbanistica, architettura tra una settimana, sempre nello stesso, mi pare, lo stesso orario. Fantastico, è un tema molto legato peraltro a quello della rinascita, a quello e ad alcuni temi toccati oggi che riguardano, come dire, la non convenzionalità dello sguardo che noi vogliamo porre sulla Sardegna, partendo dal paesaggio urbano, dal paesaggio industriale, dal paesaggio coloniale. E niente, a tus annus mellus. buona serata a tutti, vi ringrazio. Ciao, ciao a tutti. Giada, grazie per lo sfondo con Janis Joplin. Lavorando.